Buonasera e ben ritrovati con il Prima TG Flash. Andiamo subito con le notizie di attualità. 5 regioni in fascia arancione e una situazione che peggiora nuovamente in tutta Italia con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna superiore all'1 a livello nazionale e 12 regioni sono a rischio alto. I dati della cabina di regia confermano che era evidente da giorni, il Covid ha ripreso a correre ed è quindi fondamentale contenere la diffusione per evitare la terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, confermano gli esperti, invitando il governo a rafforzare le restrizioni e la stretta arriverà con il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 16 di gennaio, a partire dalla conferma del divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Da domenica tutte le regioni italiane saranno in fascia gialla, però ad eccezione di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che saranno in zona arancione. Con il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato le nuove ordinanze, dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita. Le ordinanze saranno in vigore fino al 15 di gennaio, data in cui scade il DPCM, e con il nuovo provvedimento verranno valutate eventuali proroghe. E arriva a 14 il numero di regioni che ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato al 7 di gennaio e poi slittato per volontà del governo a lunedì 11. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle scuole medie e delle elementari. In altre, come in Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula dal 1 febbraio. Oggi Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Sicilia si sono aggiunte al fronte delle regioni che già nei giorni scorsi avevano deciso di lasciare a casa gli alunni in didattica a distanza. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha stabilito che le superiori rimarranno al 100% in didattica a distanza fino al 17 di gennaio. Anche in Sicilia il governatore Musumeci ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 16 di gennaio e anche in Umbria la regione ha deciso per la didattica esclusivamente a distanza fino al 23 di gennaio. D'accanto suo il governo lavora per far tornare i ragazzi in classe nel più breve tempo possibile, a commentare il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Il 7 sono tornati in aula i bambini delle elementari e medie, dobbiamo far di tutto per far rientrare in classe anche i ragazzi delle scuole superiori. È ripresa questa mattina a Napoli la vaccinazione dei medici, infermieri, sanitari ed operatori alla mostra Oltremare di Napoli. I cancelli sono stati aperti alle ore 8:30 e anche stamattina c'era una lunga fila all'esterno della mostra su Piazzale Tecchio, formatasi fin dalle ore 7, centinaia di persone in coda con l'ombrello in attesa della propria dose di vaccino. Ieri la prima giornata si è conclusa intorno alle ore 22, alla fine sono stati 1700 i vaccinati. Oggi, dopo la prima giornata di rodaggio, le vaccinazioni stanno andando ad un ritmo molto più spedito e si conta, almeno negli auspici, di concludere prima la giornata di vaccinazione, anche se la domanda resta molto alta. I sanitari attendono con ordine il loro turno in uno dei 15 box per le vaccinazioni. Ieri l'attesa media era di 2 ore. Emerge un particolare molto importante nell'incredibile voragine che si è aperta ieri nella mattinata dell'ospedale del Mare di Napoli. La motivazione principale è stato il dissesto idrologico, ma lo stesso sarebbe già stato attenzionato nelle scorse settimane proprio nell'area interessata all'ospedale. Già nelle scorse settimane infatti il direttore dell'ASL partenopea Ciro Verdoliva avrebbe ordinato dei sopralluoghi a degli esperti di geotecnica proprio in quell'area, perché erano già presenti degli avallamenti sospetti che avrebbero messo in allarme la dirigenza. In un sopralluogo i tecnici avevano suggerito ulteriori indagini che non sono state però effettuate in tempo. Si indaga ovviamente per scoprire la verità con la magistratura e le forze dell'ordine che indagano sull'ipotesi di disastro colposo. L'area al momento è stata messa in sicurezza ed è inaccessibile. Non migliorano le condizioni meteo in Campania, la protezione civile della regione infatti ha emanato un avviso di allerta medio con capacità idrologica di livello giallo, valevole sull'intero territorio regionale a partire dalle ore 9 di domani mattina, domenica 10 gennaio e fino alle 9 di lunedì 11 gennaio. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro medio evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. La protezione civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrologico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian
terreno. La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti in ordine di rischio idrologico, anche in prima linea con i piani comunali di protezione civile. Si segnala inoltre la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Il DJ e produttore, noto a livello internazionale, Josep Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all'ospedale di Caserta in condizioni gravi. Il papà del DJ, un 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere dalla polizia. Il ferimento di Capriati, hanno accertato i poliziotti, è avvenuto al termine di una lite scaturita da futili motivi che ha coinvolto il DJ e altri appartenenti al suo familiare, tra cui il padre, che ha impugnato un coltello da cucina colpendolo al torace. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato l'arma. Il DJ Josep Capriati solitamente vive in Spagna, ma da quando è scoppiata la pandemia, anche a causa del blocco del lavoro, era tornato nella casa paterna a Caserta. E sono 161 i nuovi casi da coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 2035, per una percentuale di incidenza di test del 7,91%, perfettamente in linea con i giorni precedenti. Scende di 50 unità il numero degli attualmente positivi in tutta la provincia, grazie anche a 203 nuovi guariti. Purtroppo si segnalano ulteriori 8 decessi in tutta la provincia. Le città con il maggior numero di attualmente positivi nella zona della provincia di Caserta sono Maddaloni con 246 casi, Caserta con 227, Aversa con 200. I comuni con zero casi attivi sono nella zona montana, si constatano infatti zero casi a Gallomatese, Letino e Fontegreca. Ha favorito il commercio di auto rubate anche di lusso consapevolmente, cambiandone il telaio per rivenderle. Un 54enne di Parete è stato rinviato a giudizio con l'accusa di riciclaggio. L'acquisto di vetture anche importanti come Jaguar e Ferrari avveniva per lo più nei paesi dell'est Europa. Una volta entrate nella disponibilità dell'uomo che ne aveva fatto un vero e proprio commercio clandestino, le stesse venivano ripulite con contraffazione del numero di telaio e rivendute a concessionari ignari dell'illecita provenienza. E chiudiamo con lo sport. Oggi compie 43 anni Gennaro Gattuso, il mister del Napoli, che spera domani di farsi un buon regalo di compleanno con una vittoria sul campo dell'Udinese. Per la partita assenti per infortuni noti Osimhen e Mertens, monitorato a Castelvolturno Demme, che si sta limitando alle terapie. Kalidou Koulibaly sta meglio, ieri ha giocato anche alcuni minuti della partita di allenamento, ma anche in caso di convocazione non verrà rischiato da Gattuso dopo il delicato problema muscolare. Una situazione già capitata l'anno scorso con il Lecce e che tutti vorrebbero scongiurare. La priorità resta arrivare al top alla Supercoppa. Ad Udine in difesa sulla sinistra Isai potrebbe vincere il duello con Mario Rui, tra i pali chance per Meret, nel caso panchina per Ospina. Dovrebbe esserci risordio anche da titolare per Ramani in coppia con Manolas, dando così un turno di riposo a Maximovic. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazioni di Teleprima continuerà alle ore 21. Vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.